Vogliamo con la solidarietà per i bambini in ospedale, un'altra iniziativa della Tricesta Onlus e della vulcanica Carla Panzino, oggi con l'attore Fabio Fulco, il tenore Dario Ricchizzi, non mancheranno sorprese e la causa come sempre è nobile. Sì. Finalmente concludiamo il progetto Array di Pediatria che, se tutto va bene con le consegne, dovrebbe essere inaugurato nel gennaio 2020. Quindi ripetiamo lo stesso progetto fatto nel 2015 per la chirurgia pediatrica ed oncologica e abbiamo già però in serbo altre sorprese, perché ci sono state richieste due camerette pediatriche nel reparto di ortopedia e quindi speriamo, con i fondi che raccoglieremo oggi e qualche altra offerta che arriverà prima di Natale, di poter realizzare anche quest'altro piccolo sogno. E sono felicissima perché hanno aderito tutti, quindi ringrazio il Nucleo Aereo che già anni fa per il progetto Un Sogno in Corsia ci ha visto qui partecipi di una bella iniziativa proprio dell'inaugurazione del progetto Un Sogno in Corsia per esaurire i sogni dei bambini ospedalizzati, lungodegenti e con patologie gravi. E adesso ritorniamo qui con l'Istituto Comprensivo Pescara 8 che farà da coro, i cari amici Dario Ricchizzi, Luca Pompei, ma come sempre abbiamo sempre qualche sorpresa e arriva l'attore Fabio Fulco, quindi lo vorrei conoscere. Fabio, vieni qui, ecco, è appena arrivato il nostro testimone odierno, purtroppo anche lui molto alto e io sono, ecco, magari dovremmo sì. Purtroppo per noi, devo dire, quindi grazie, è arrivato qui e noi gli diamo il benvenuto. Grazie. È stato gentilissimo. Grazie. Ad aderire. Grazie. E ad essere qui con noi e sono molto felice perché è stato un successo oltre le aspettative. Ad averlo saputo l'avremmo organizzato in un teatro, perché abbiamo dovuto mandare indietro anche adesso oltre 200 persone e non sappiamo, autoscrivere dappertutto sold out. Mi fa piacere che ancora una volta la Tricesta riesce a fare centro nel cuore delle persone, nel cuore dei pescaresi, ma anche le persone che non sono abruzzesi, perché ci sono qui tanti altri militari che ho conosciuto addirittura 10 anni fa che lavoravano qui, ragazzi che sono tornati e sono venuti proprio per partecipare a questo appuntamento, quindi sono felicissima. E abbiamo ricevuto messaggi da tutte le autorità regionali e anche dal prefetto che doveva essere qui fino a 10 minuti fa, purtroppo ha avuto un imprevisto e non sarà qua con noi, però ci ha mandato come sempre il suo grandissimo abbraccio. Siamo qui per i bambini, per rendere migliore la degenza dei bambini negli ospedali, soprattutto i bambini oncologici. E continueremo sempre su questa strada. Oramai sono quasi 16 anni e 20 anni con i progetti della donazione del cordone ombelicale. Quindi il nostro ufficio in ospedale è sempre aperto ad accogliere nuovi volontari, perché i medici, i primari e anche tanti altri ospedali italiani ci fanno delle richieste. Noi abbiamo già realizzato progetti a Napoli, a Roma, a San Matteo di Pavia, al Besta di Milano prossimamente, l'abbiamo realizzato anche a Siena, ad Alessandria, quindi la Tricesta si muove dappertutto dove ci sono bambini che hanno bisogno di un'accoglienza migliore e soprattutto di un comfort e attrezzature terapeutiche meno invasive che purtroppo la sanità alle volte tralascia nei suoi programmi di acquisto. La Tricesta c'è, in tanti anni, in 16 anni abbiamo donato oltre 4 milioni di euro di attrezzature, di progetti, di medici, infermieri. Continueremo a farlo finché il Signore ci assisterà. E adesso vorrei dare la parola a Fabio, che sono felicissima perché molti non sono qui per me, sono qui per lui, che ripeto è tanto alto. Io spero che nessuno sia qui né per me né per lei, ma solo per i bambini e per la solidarietà, insomma, che è l'unica cosa che conta questa sera. Quindi. Cosa aggiunge al tuo curriculum Fabio Fulco, insomma un attore conosciutissimo, un volto noto, ma cosa aggiunge questa chicca di solidarietà? No, non aggiunge nulla al curriculum, aggiunge niente, va a completare quello che fa parte del mio carattere. È semplicemente, Carla prima ha detto, cioè voleva ringraziarmi, invece sono io che ringrazio lei. Io faccio tante cose di solidarietà, ho sempre pensato che chi è più fortunato abbia l'obbligo di mettersi a disposizione di chi lo è meno, quindi non aggiunge al curriculum professionale, non aggiunge proprio nulla, aggiunge qualcosa all'umanità delle persone. E infatti io parlavo di curriculum, sì, umano proprio. Quello fa parte di un percorso di vita, di come vedi la vita, di come, ti ripeto, di come la tua filosofia di vita. Se tu capisci che sei stato fortunato e sei stato graziato da Dio, dalla natura, e c'è chi per sua sfortuna, insomma, lo è meno, penso che ognuno di noi abbia l'obbligo poi di mettersi a disposizione, anche se
anche se nel regalare un semplice sorriso, insomma, spesso non sempre magari tutti hanno la possibilità economica o di poter fare qualcosa, però anche un sorriso, uno sguardo, un abbraccio dà tanto ad una persona che soffre o che vive in una maniera meno dignitosa della tua. È l'ultima volta che vi chiamo, perciò non aspettare oltre, fallo oggi, perché se domani non arrivasse sicuramente compiangeresti il giorno che non hai mai avuto tempo per un sorriso, un abbraccio. Miranda Di Matteo, che è presidente del Chivanis Chieti Pescara, voi avete aderito, anzi avete collaborato fattivamente con la Dricessa per questa meritoria iniziativa di solidarietà. Sì, Chivanis da sempre collabora con la Dricessa, ma collabora con tutto ciò che riguarda i bambini, perché la mission proprio del Chivanis è i bambini, i disabili diversamente abili. Dove c'è un bambino c'è il Chivanis e noi siamo fieri di partecipare a un evento che è per i bambini della pediatria di Pescara, perché noi lo sappiamo affluiscono da tutte le parti, non solo da Pescara, da Chieti, ma da tutto l'Abruzzo e da tutte le altre regioni. Perché è un reparto d'eccellenza pediatria? Perché è un reparto di eccellenza. Siamo felicissimi di collaborare per tutto l'anno, per tutto ciò che si fa con i bambini, quindi siamo nelle scuole, siamo negli ospedali, siamo ovunque ci sia un bambino. La musica si coniuga spesso con la solidarietà e il tenore Dario Ricchizzi non è nuovo, tra l'altro, a iniziative di questo genere e alla collaborazione con la Dricessa. Sono oramai un po' di anni che io insieme a Dricessa, insomma, collaboriamo, sono molto molto contento ovviamente di dare il mio contributo, nel caso cerco, insomma, di nel mio caso cerco di portare, insomma, col canto lirico un po' di emozione, un intrattenimento, e perché no, anche cerchiamo anche di convogliare un po' le energie tutti insieme e di far anche un po' riflettere, perché questi sono ovviamente avvenimenti in cui cerchiamo di spronare, cerchiamo ovviamente di avvicinare il maggior numero di persone che, devo dire la verità, soprattutto quando siamo qui a Pescara, sono veramente numerosissime, quindi con grande calore riempiono questi eventi e danno davvero un grandissimo aiuto alla causa di Adricesta, che è una causa ovviamente importantissima. L'esibizione di oggi poi è abbastanza particolare. Allora, diciamo che io sono un tenore lirico, quindi cerco di portare il mio repertorio. Ovviamente immagino che l'opera è sempre qualcosa che sembra distante dalle persone o comunque complicata. Poi per fortuna, quando, diciamo, riusciamo a connubiare un po' in questi avvenimenti l'opera con questo tipo di esibizioni, notiamo che ovviamente le persone, anche chi è profano, no? Che non è abituato ad ascoltare l'opera, rimane innamorato. Quindi ovviamente l'opera nasce come una grandissima forma di arte popolare e oggi, che siamo nel 2020 oramai quasi, si riscopre questa attitudine, no? Di questo grandissimo intrattenimento e questa grandissima vicinanza con tutte le estrazioni sociali e tutte le persone. Poi il comandante che ci ospita e che ha accettato veramente di averci qui con grande gentilezza, mettendo a disposizione anche i ragazzi che oggi dovrebbero essere un po' in libertà, qualcuno però si sono sacrificati per stare qui con noi e rendere più accogliente il pomeriggio. Comandante, un bel gesto di solidarietà il vostro? Il nostro no, quello di Adricesta. Anche voi che avete aderito? Per noi fondamentalmente è quasi doveroso, cioè come forze armate, la Guardia Costiera è un'attività di servizio fondamentalmente, quindi per noi è normale voler dare un supporto quando capita l'occasione, ci mancherebbe. Anzi, noi siamo molto felici che ci abbia interessato, perché chiaramente non c'è nessun sacrificio da parte nostra, tutt'altro, siamo solo orgogliosi di essere qui, se questo può essere in qualche modo utile per la causa della solidarietà, che è una cosa fondamentale. Anche perché voi avete come obiettivo la salvaguardia della vita in mare, ma anche la tutela della vita, e dunque iniziative di questo genere benvengano. Sì, è vero, e in effetti io proprio la considerazione che facevo è che recentemente parlavo con un collega che
soccorso recentemente due bambini in un tragico naufragio ed effettivamente vederlo, si vedeva la partecipazione che era ben oltre quella del livello di professionalità che lui esprime con la competenza, chiaramente la partecipazione di un padre che ha una bambina che è nata all'età della mia più grande, quindi insomma si capisce bene che la sensazione era molto molto forte, era molto provato lui da quello che ha fatto e molto orgoglioso anche. Comandante, d'altronde voi avete in mano la vita umana, soprattutto nel soccorso, la salvaguardia della vita umana e quindi anche la tutela della vita di per sé. E come ha preso questa iniziativa di solidarietà? L'avete abbracciata con molto entusiasmo, mi sembra. Sì, sempre tutte le iniziative proposte da Carla della Drigesta sono sempre ben accette da parte nostra, tant'è vero che ne abbiamo in programma altre, perché come giustamente ricordato fa parte della nostra mission quella di essere vicini a tutti coloro che ne hanno bisogno. Tra l'altro poi c'è un attore, Fabio Fulco, che è stato protagonista di una serie che vi riguarda un po'. Sì, è stato protagonista di una delle serie di Gente di Mare. Io personalmente non lo conosco, ma sono onorato di stringergli la mano perché ci ha davvero presentato in maniera eccellente. Il mare ci unisce, insomma questa è bella questa cosa. Sì, il mare ci unisce e noi appunto su questa unità a cui ispira il mare facciamo tutto a favore della gente che ha bisogno. Assessore, quando si parla di sanità si parla di un tema importantissimo per i cittadini e benvengano però iniziative anche come queste di solidarietà. Sì, una serata importante all'insegna della solidarietà, la Drigesta come Onlus partecipa sempre con progetti importanti a quello che potrebbe essere un contributo importante per la nostra sanità. Anche questa volta attraverso una raccolta fondi finalizzano la possibilità di poter allestire meglio le strutture ospedaliere, specialmente nell'ambito della pediatria, quindi fondi finalizzati all'acquisto di quello che possono essere tutti gli arredamenti. Una solidarietà che non va vista né come sostituzione né come competizione, ma come un percorso complementare, un obiettivo che è quello di prendersi cura del malato. Assessore, anche il suo lavoro lo insegna, è quanto mai importante l'umanizzazione degli ospedali e l'umanità, oltre alle preparazioni dei medici che tra l'altro hanno fatto un giuramento epico, il giuramento di Ippocrate. È verissimo, il giuramento di Ippocrate è fondamentale, io penso che ogni medico lo ricorda, lo tiene presente ogni giorno, nonostante le difficoltà che purtroppo nel sistema sanitario si incontrano quotidianamente. Però dobbiamo finalizzare, anche quando si parla di formazione, si deve parlare di una formazione finalizzata all'umanizzazione, finalizzata a riprendere il contatto, la relazione, l'empatia col paziente.